L'incontro che precederà la serata, la proiezione del cult movie di 007, è una tavola appunto sul cinema girato ad Alghero ieri, oggi e domani, che si svolgerà con la preziosissima collaborazione di due amici dell'umanitaria che stanno condividendo e coordinando, però in maniera molto più attiva della nostra, la ricerca sul campo di testimonianze di testimonianze dirette, ma anche testimonianze ereditate, perché ci sono molti che hanno partecipato attivamente a quella stagione di realizzazione del cinema e altri invece che semplicemente hanno ereditato un ricordo, una memoria, perché magari avevano un familiare che gli ha raccontato qualcosa. Ovviamente siamo spesso dalle parti più che della cronaca, della storia, dell'aneddoto, a volte persino del gossip, no? Però ecco, questo lavoro di consulenza ci è stato, è ancora come dire, un'attività in itinere, ci è stato prestato da Michele Canu e da Raffaele Sari, che coordineranno insieme a noi il tavolo appunto che precede la proiezione. Questo è cosa che ci interessa molto, perché come sapete l'umanitaria non solo lavora da 50 anni per la diffusione del cinema in Sardegna, ma è l'ente a cui la Regione Sardegna ha affidato il compito di creare la memoria e l'archivio della memoria audiovisiva e cinematografica della Sardegna. Quindi noi sentiamo il compito istituzionale di conservare e custodire questa memoria e anche ovviamente di valorizzarla, di restituirla, perché non ha senso conservare e chiudere in un archivio se poi non c'è occasione di restituire, sotto forma di attività culturale, di azione culturale, quello che si è conservato. Ebbene, questo è il nostro compito ed è compito che noi sentiamo, di cui sentiamo tutto il dovere e tutta la responsabilità. E quindi anche il tavolo che comincerà proprio in quella occasione, in quella giornata del parco, sarà l'avvio di un progetto più ampio, un progetto di ricerca più ampio sul territorio di un tema che noi vogliamo portare avanti. Con il concorso di tutti, anche per questo abbiamo lanciato un appello pubblico a quanti avessero qualcosa da raccontarci, per cui siamo curiosi e desiderosi di ricevere il più possibile informazioni, indicazioni, anche delle battute, anche riferimenti, fotografie, materiale iconografico, non parliamo poi di materiale filmato che sarebbe ovviamente preziosissimo per noi, però tutto quello che può servire per ricostruire la storia del cinema di Alghero di quegli anni, per noi sarà preziosissimo.